siamo? Ci siamo. Ma ci siamo per la partenza. Buon cammino a tutti. L'idea del perdono del Gargano è nata perché ormai la gente ha desiderio di camminare e il cammino ha una simbologia molto forte, cioè nel cammino c'è il desiderio da parte dell'uomo di mettersi alla ricerca. Il perdono del Gargano si chiama così perché è un sentiero di riconciliazione, perché collega due luoghi segnati fortemente dalla riconciliazione. La chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove Padre Pio ha confessato per 50 anni e dove ha amministrato il sacramento della riconciliazione, e Monte Sant'Angelo, il luogo dove l'Arcangelo Michele da secoli veglia, custode proprio a difesa del bene contro il male. Ecco, quella spada, quel segno è indice proprio di questa difesa che l'Arcangelo opera per tutti coloro che si affidano al Signore. Il perdono di Assisi credo sia molto collegato con il perdono del Gargano, anche perché uno dei pellegrini più illustri che hanno percorso questo nostro cammino, questo sentiero, è proprio Francesco di Assisi. Infatti le fonti francescane testimoniano la sua presenza qui nella grotta dell'Arcangelo. Addirittura la tradizione vuole che Francesco non si sia sentito degno di entrare in questo luogo così santo, lui che si sentiva peccatore ed è rimasto sulla soglia della grotta, non si è entrato nel santuario. È un rito che un po' abbiamo, diciamo, ideato noi insieme anche con il rettore del santuario di Monte Sant'Angelo, in accordo con il rettore qui del santuario di Santa Maria delle Grazie di San Pio. È una sorta di consegna che viene fatta, ecco, questa spada che viene quasi estrapolata dalla mano dell'Arcangelo e viene consegnata al popolo, ai pellegrini, a coloro che si mettono in cammino, come segno che il bene accompagna chi si mette in cammino per cercarlo e per difenderlo. È un cammino di riconciliazione. Non a caso, come ho detto prima, collega due luoghi fortemente segnati dalla riconciliazione. Il pellegrino che compiva questo pellegrinaggio, parlo dei pellegrini del Medioevo, compivano questi pellegrinaggi proprio per espiare le proprie colpe, per espiare i propri peccati. Quindi credo che il motivo principale per compiere questo pellegrinaggio sia un desiderio di riconciliazione. E credo che questi tempi che stiamo vivendo siano molto intrisi da questo desiderio di riconciliazione. Questo perdono del Gargano, questo cammino, si compie in un luogo stupendo, bellissimo. Infatti il Vescovo Moscone lo chiama il Gargano la cattedrale a cielo aperto. E quindi è un'occasione anche per coloro che vorranno compiere questo pellegrinaggio per ammirare le bellezze del creato, la bellezza anche di questo territorio che davvero ospita questi luoghi di santità. E poi, ecco, compiere un cammino significa anche riconciliarsi non solo con se stessi, non solo con Dio, ma anche con i fratelli. Ecco, è anche un'occasione per conoscere tanta gente, tante persone, e riconoscere in queste persone dei fratelli, ecco, che camminano con te alla ricerca di qualcosa di bello, di buono. Le condizioni per ottenere l'indulgenza plenaria sono quelle classiche, ecco, che la Chiesa come madre ci fornisce, ecco, ci consiglia. Ed è una preghiera, ecco, che si può esprimere attraverso il Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre, e poi formulare la propria adesione di credo, ecco, la propria professione di fede attraverso il credo. E poi comunque la condizione più importante, quella essenziale, che si esprime attraverso proprio il cammino penitenziale, è ovviamente quella di accostarsi al sacramento della riconciliazione, quindi di confessare i propri peccati ad un sacerdote e ricevere l'assoluzione. Io credo che il perdono del Gargano possa cambiare la propria prospettiva personale a partire proprio da un'espressione della lettera di San Paolo ai Romani, dove lui dice: «Fuggite il male con orrore e attaccatevi al bene, gareggiate
nello stimarvi a vicenda. Ecco, il cammino ha qualcosa a che fare anche con il gareggiare, no? Il mettersi in cammino, il mettersi in movimento. Quando si cammina ci si mette in gara con se stessi, con la parte, possiamo dire, più negativa di se stessi, per far vincere la parte migliore di se stessi. Ecco che il cammino porta con sé proprio questa evoluzione, quella di far emergere il meglio di se stessi, quindi fuggire il male con orrore e attaccarsi al meglio di se stessi. È un'occasione proprio durante il cammino di riflettere, no? Di pensare, e non di stare ripiegati su se stessi, ma di avere la testa alta, di camminare avanti e di guardare al meglio di se stessi, ecco, a come il Signore veramente ci ha pensati, ci ha creati, ci ha voluti. Quello che direbbe un po' Lorenzo Giovanotti, no? Pensare positivo.